아주 잘한 거 아니에요. 아, 저 아까 주소 안 써야 했는데, 到过桥。
Sei davvero l'ultimo della città
peso che abbiamo subito da questa crisi nella società di maci dell'Ordine. Chi era un caso? Come dice, erano degli scienziati, alcuni dicono che erano dei storici, alcuni dicono che erano dei ricchi, addirittura dei grandi. I vaccini ci viene più di vita, ma la presenza dei magi sta a indicare qualcosa di molto più grande. Infatti i magi, poi i vaccini nuovi si è cercato di dare un nome, erano contrari. E perché? Perché a quei tempi erano tre le razze conosciute al mondo. E quindi nel suo modello, comunque, la rappresentazione del presente si fanno sempre vedere queste tre razze conosciute, con il colore più chiaro, più bianca, e gli altri due con la colorazione più scura, addirittura con i tratti asiatici. Che cosa dire? I magi stavano a rappresentare la moltitudine del mondo. In un certo senso, l'epifania non è una manifestazione. La Chiesa mette in evidenza questo aspetto proprio attraverso questa presenza dei magi. Voi avete sentito questo dialogo, questo colloquio tra le robe. Sappiamo che la robe è interessata tantissimo, tanto il fatto che non sia la secondo concetto di vita di Erode, no? Erode era un pazzo, lui ammazzava tutto il figlio, i suoi figli, il suo mondo, perché aveva paura che un qualcuno portasse via il suo regno, sul passo del suo mondo. Quindi Erode interessava tutta la regione. Infatti, quando si accorge che i magi ci vedono solo di lui, un po' di una strage. Il bambino non interessava niente, no? Lui era egoista. I magi erano persone semplici, buone, di informazione, ma non attirato da piatti veri, come poco, infatti con un gesto molto dolce, si vede quale ferocia viveva Erode. Ma al di là di tutto, la cosa che ti stupisce è il fatto di questa sfera. Noi tante volte mettiamo la stella sulla cavalla, quindi se tu vedi una cosa luminosa, arrivi subito alla destinazione. E subito ci pensi, come mai? I magi non vedono più la stella, sono andati per le informazioni da Erode. Se la stella visibile, ma che è un solo passo. E poi, la stella non possiamo immaginarla come depositata sicuramente hanno visto qualcosa di molto particolare, la loro vista, il nome di una stella cometa, come immaginiamo, c'era tutto il riferimento che hanno seguito. Secondo alcuni, quando studiosi della Bibbia, soprattutto il padre della Chiesa, sono andati a leggere questi scritti, fatti attorno al centro, dicono che più che una stella cometa, addirittura quando parla la Chiesa dice che gli angeli mi hanno accompagnato nel cammino. Però c'è un punto scopo, perché in Gerusalemme è il luogo dai tempi, e quindi questa fede di Erode è molto forte della luce di Gesù. Ma Betlemme che stava da Gerusalemme pochi chilometri, 10 chilometri, quindi era vicinissimo. Però, ascoltando le mie scritture, ascoltando il sacerdote così, parla di Betlemme, era conosciuta anche perché era la famosa città del re Davide. E Betlemme è il luogo della manifestazione, in relazione pubblica di Gesù, proprio questa presenza dei magi. E sentendo questo particolare, che so che cosa hanno fatto questi magi, quando vedono la stella di Gesù, trovano la ragione, trovano Maria, Giuseppe e il bambino
pensato, però quando ci sono trovato il posto, è sicuro, quando io dormo, si è trovato una carrocina, trovato un posto, la mia era stata sicuramente sacrificio. Quindi queste immagini mettono in evidenza quello che diciamo un bambino, quello che è un bambino, quindi un re, un Dio, ma soprattutto un Dio che è venuto a salvare l'umanità. Che cosa dire ancora? A un certo senso, tutti noi, alla domenica, sono un po' attirati dalla luce, dalla nostra stella domenica, che è l'Eucaristia. Tra noi tutte le domeniche si vive l'emozione dei magi. C'è cosa di più bello è che ci fosse Gesù bambino vivo, che ancora, vuol dire Gesù bambino come arriva Salvatore da Paola, se guardate Salvatore da Paola, ma sempre quando si restava, non si può più braccio. Quanti santi nel corso della storia della Chiesa hanno avuto la fortuna di tenere tra le parti le braccia di suo bambino. Ci piacerebbe anche noi, però noi abbiamo una cosa molto dura, che è l'Eucaristia. E lì il nostro Gesù bambino. Un tanto scherzo, ci sono delle frammenti della partita di questo dice un po' tutto. Però, se non guardo, la stessa posizione che hanno fatto una volta i pastori, immagino, tutti noi dobbiamo fare una domenica quando avviciniamo la classe. Diventiamo come loro, diventiamo il nostro re, il nostro Dio, il nostro cuore. Possiamo fare la stessa esperienza di Maria, che per noi mesi ha portato Gesù nel regno. Possiamo fare la stessa esperienza di Maria che ha portato Gesù dalla sua cugina Elisabetta. Però tante volte noi siamo più affascinati da cose esteriori e non vediamo la semplicità con cui Gesù si rivela. Gesù non ha le sue scene, le malattie di troppa luce, no. Gesù ci fa sempre vedere delle cose più semplici, più, però bisogna avere gli occhi della fede. E allora quali sono i doni che molto bene possiamo offrire a Gesù? La fede. La fede senza fede, questa può essere una scoperta come tante altre. L'Eucaristia può essere una cosa teatrale. La fede ci fa vedere qualcosa di molto più grande, la luce interiore che ci fa credere che lì c'è Gesù di solo, in altro corpo di vita. La fede ci fa vedere che quando siamo 30 persone, ma c'è un altro sentiero, anche se per noi ci possiamo buttare, ma qua c'è la liturgia della cena. Questo è quello che solamente gli occhi della fede. Cosa possiamo offrire? Una speranza. La speranza cristiana non è la speranza dell'uomo, dell'economia, che ci sarà meglio, no. La speranza cristiana è qualcosa di molto più grande, che non ci viene ancora dato, ma sentiamo nel cuore, che si vede il diritto di incontrare la cosa, il Signore. E poi non è l'altro dono più bello che noi possiamo offrire al Signore, la carità, l'amore. Questi sono i tre doni che portiamo sempre dentro di noi e offriamo al Signore. Dovete pensare che sono tre virtù, sono tre virtù teologiche. Non è la nostra paura, la nostra capacità che le offre. Le tre virtù teologiche sono il flusso direttamente da Dio dentro il nostro cuore. Alla fine non offriamo niente, sono gli stessi che ci spingono a offrire questi doni che lui a sua volta ha fatto bene a ciascuno di noi. E allora chiediamo al Signore di vivere fede, speranza e carità, che sono un po' il nostro esercizio, ma soprattutto essere cristiani che diventino un po' stare con noi, che aiutino.
dirà come si divina attraverso la paura e la rottura. Credo che sono io, padre di tutti, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose che si divisi. Credo che sono il Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, che è un Dio che produce la luce e opera la vita, generato e creato nella stessa sostanza del Padre, e per mezzo di lui tutte le cose sono state create, e per gli uomini e per la nostra salvezza discende dal cielo, e proprio allo Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto il confinato, morì e fu sepolto. Nel terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito dal cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo avrà la gloria per giudicare i vivi e i morti, e i suoi soli che non avrà figli. Credo che lo Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre al Figlio, e con il Padre e il Figlio è nato e glorificato, e ha parlato tra le mezze dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e storica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, con i baci inginocchiamoci di fronte al Signore per presentare a lui le suppliche di tutta l'umanità e per offrire con gratitudine la nostra lode. Veniamo insieme, diciamo: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Da tutta la Chiesa, da chi è illuminata dalla luce, prenda testimonianza della fede e aiuti i suoi figli a compiere l'opera della nuova evangelizzazione. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i medici, i sacerdoti e gli altri, perché l'esercizio dei loro ministeri trasmettono la verità della fede, con la testimonianza viva della loro vita. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per gli uomini della cultura e della ricerca, perché sappiano riconoscere i segni della creazione e con i santi mari si aprono al mondo della verità e della preghiera. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i bambini che hanno giocato alla Santa Infanzia, chiediamo a Dio Gesù di aiutarli con la sua benedizione a crescere in età, sapienza e grazia da parte di gli uomini. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per ciascuno di noi, perché possiamo essere perfetti in confiamo sul nostro cammino, luce e vita, e presenza che manifesta la parola di Dio. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore Gesù, prenda la gloria, esaudisci la preghiera unanime che si alleva a te dalle parti della terra. Difatti, tutti i popoli sotto la guida dello Spirito Santo vengono da te, da già di luce, tutti i figli e secoli e secoli. Amen. Thank you.
Apostoli e tutti i santi, con i figli e i frutti, e Gesù
dato dello Spirito di Gesù, e guidato dalla salvezza del suo Vangelo, possiamo dire. Amen.